Buonasera a tutti. Diamo inizio a un ciclo di incontri e apriamo con Cristian Scardigno. L'associazione Signor Pi Greco ha pensato di incontrare i vari artisti emergenti del Sud Pontino. Il settore cinema dell'associazione ha già individuato alcuni registi della zona e Cristian è il primo, è di Cisterna, è al suo terzo cortometraggio, l'ultimo che vedrete parla proprio di un evento accaduto a Cisterna. E quindi grazie di essere venuti, adesso passo la parola a Cristian, poi vedremo i corti e alla fine della proiezione ci saranno un dibattito sul suo lavoro. Allora, io ringrazio Giuseppe per avermi permesso di venire qui, ringrazio tutti i presenti e sono contento di essere il primo, insomma, di questa serie di incontri. È una gran bella cosa, come parliamo spesso, creare questo bel movimento culturale nella provincia di Latina è una gran cosa, soprattutto tra noi giovani comunque che troviamo diverse difficoltà, e sono contento, insomma, di mostrare i miei cortometraggi a questo pubblico, di essere qui a Fondi per la prima volta, una bellissima città, e niente, spero che vi piacciono i corti e poi a dopo per i commenti, insomma. Sì, questa iniziativa, come altre, ecco, domani ci sarà una conferenza stampa che lancerà un consorzio delle associazioni di Fondi, quindi noi stiamo operando proprio per creare un movimento culturale, e quindi qui sono rappresentanti anche di altre associazioni. Come dire, dato che siamo tutti un po' affamati, vogliosi di fare cose, è una terra che ha tanto, magari conoscendoci e unendo le forze possiamo riuscire a fare qualcosa in più, perché a volte siamo un po' dei cani sciolti, ognuno è per conto suo, chiuso nella sua solitudine, che cerca di sviluppare progetti, belle idee, però poi alla fine viene spazzato via perché non ha quella forza necessaria per contrastare l'andazzo delle cose. Quindi Cristian poi ha dato vita anche a un concorso di cortometraggi che ha comunque una risonanza internazionale, è alla seconda edizione che si tiene a Priverno, e anche lì comunque confluiscono energie giovani, fresche, e della zona, di tutto il mondo, quindi niente, ecco, spero che diventi anche per le altre associazioni un punto di riferimento sulla zona. Volevo dire che adesso vedremo i corti. Il primo è Anch'io ti amo, realizzato nel 2008, il secondo Nella sua mente, realizzato nel 2009, e poi l'ultimo La terra sopra di noi, del 2010. Chissà se Dio ce ne regalerà ancora di cose così belle. Se entra non finisce tutto. Perché qui? Perché è iniziato tutto qui. Così mi fai paura. Perdonami. Non è colpa mia. Credi che esista qualcuno che possa osservare il nostro movimento? Cosa? Secondo te esiste qualcuno che ci può osservare in ogni momento, senza che noi ce ne accorgiamo? Non riesco a seguirti. Il destino.
Pensi ci sia qualcuno che possa controllare il nostro destino? In questo momento faccio un po' fatica. Pensa a quanto si può divertire. Stai parlando di un uomo? Sì, forse, cioè, potrebbe, no? Non ci credo, ma potrebbe, sì. Però non penso si possa divertire. E perché no? Pensa a quando quest'uomo deve osservare una persona che muore. Credi che se fosse una persona non avrebbe una coscienza? Può darsi. Ma quante persone al giorno d'oggi non hanno una coscienza? Troppe, suppongo. Jenny, possiamo uscirne. Non c'è niente di male. Non c'è niente di male per noi, Sofia. Non per loro. Non è giusto. No. Non è giusto. Jenny, ti prego. Guardami, ti prego. Non è colpa nostra. È una cosa bellissima, non può essere una colpa. Anch'io ti amo. Cosa vedi?
Sì, amore. Avrei così tante cose da dire. Parole piene di rabbia, tristezza. Io non ho mai dimenticato. Ho solo cercato di accantonare il pensiero in un qualsiasi posto della mia mente, così profondamente da non ricordare. Mi fa male non riuscire a vivere serenamente le emozioni che ogni ragazza vive. Vorrei potermi avvicinare di più alle persone che amo. Poterle sfiorare. Baciare. Senza sentire quel sentimento di rifiuto. Disprezzo. Paura. Paura di non riuscirci mai. Paura di non essere amata. Continuo a chiedermi: chi è che vuole una donna a metà? Poi faccio sempre lo stesso sogno. Quando mi sveglio, prego, sempre,
Mi hai riconosciuto ieri, vero? Te l'ho letto negli occhi. Guardami. Guardami. A volte penso come sarebbe potuto andare se non fosse successo niente. Dicono che siamo noi gli artefici del nostro destino, con le nostre scelte. Io una scelta non l'ho nemmeno potuta fare. Tu me l'hai impedito. Ho sempre cercato di essere forte, di non mostrarmi fragile davanti agli altri. Ma ora posso cambiare. Come ti sentivi allora? Come ti sentivi? Cosa ti passava per la testa quando scendevi le scale e mi tenevi per mano? E quando hai chiuso la porta? Cosa provavi quando mi mettevi le mani sotto la gonna? Avevo solo 7 anni. Avevo solo 7 anni. Penso che prima o poi tutto tornerà in ordine. Smetterò di vedere il suo volto in tutti gli uomini che incontro. Smetterò di sperare che si sia pentito per quello che ha fatto. Smetterò di pensare a lui. Ora guardami. Guarda come sorrido. Non sono ancora felice. Ma domani sì. Allora, innanzitutto complimenti. Noi quando li abbiamo visti insieme, uno dopo l'altro, cioè uno più dell'altro, davvero.
E una cosa che ci ha colpito subito è questo ricorrere della figura della donna come protagonista. Invece magari il ruolo maschile è un po' quasi bistrattato, no? Nel primo questo ragazzo che entra nell'intimità di due ragazze ed è al volto oscurato. Nel secondo quest'uomo che nel momento magari in cui vuole giustificarsi, dire qualcosa, non riesce a parlare, è muto, cioè il suono non c'è. E poi nel terzo è evidente. E quindi volevamo chiederti questo. Perché questa scelta? Sì, innanzitutto grazie per i complimenti. Io è la prima volta che ho visto tutti e tre, che vedo tutti e tre i corti insieme uno di fila all'altro e sì, cioè, ammetto che sono molto pesanti tutti e tre insieme. Sono fatti per essere visti singolarmente. No, però sì, è vero, c'è questa, ricorre questa presenza femminile predominante, insomma, in tutti e tre. E che devo dire? Prima di tutto perché preferisco scrivere di personaggi femminili, mi viene più naturale. Li ritengo più interessanti, poi non so, magari il prossimo corto magari sarà protagonista da un maschio, non so. Quindi da questo punto di vista è visto in questo modo. E, poi in realtà è legato probabilmente al fatto che in tutti e tre i corti io parlo di qualcosa di male, di una figura negativa. Non so, vedo ancora la donna come la persona che subisce, come sesso che subisce questo male, quindi mi viene più naturale in questo caso scrivere di un personaggio femminile che subisce del male, come le due ragazze, la ragazza insomma nella sua mente. E anche se nell'ultimo corto in realtà sia uomini che donne subiscono il male, le protagoniste in realtà sono per lo più donne, ecco. Niente, tutto semplicemente questo. Dicevi che appunto scrivi, perché tu dirigi e scrivi, e quindi ci chiedevamo se pensi più per immagini o prima per parole, cioè qual è l'input, qual è la prima scintilla? Dipende, per, insomma. Sì, no, esempio per il primo corto, per Anchiudiamo, è nato per parole. Esattamente è nato da un dialogo, che è un dialogo che poi in realtà non porta da nessuna parte, che era il dialogo quello sul destino. E poi da lì si è sviluppato insomma questa storia, questo rapporto fra le due ragazze e tutto il resto. Per quanto riguarda nella sua mente, è nato da, sì, dalle parole della ragazza, come se fosse una sorta di diario. Ancora non avevo assolutamente la storia, cioè sapevo che volevo parlare di quell'argomento, di quella ragazza, però la storia è venuta successivamente. Per La terra sopra di noi, vabbè, quello è ovvio, è venuto dall'idea di base, cioè quando ero bambino mia nonna mi raccontava di questa cosa qui, essendo lei stata sotto le grotte, e da lì c'è soltanto il ricordare quella cosa lì e poi andare a fare le ricerche. È un tipo di corto ovviamente diverso dagli altri, quindi andare a fare le ricerche, parlare con gli anziani che a Cisterna erano stati effettivamente lì sotto, e insomma è nata lì, dalla storia, si è scritta da sola quella cosa. E proprio per quanto riguarda La terra sopra di noi, cioè quali sono state, diciamo c'è stato un passaggio, no? I primi due corti li hai realizzati all'interno diciamo della scuola mentre eri studente, l'ultimo corto in maniera indipendente. Com'è stato il passaggio nella realizzazione, in questo tipo di realizzazione, le difficoltà tecniche e anche organizzative che hai trovato nella terra sopra di noi, quindi realizzato sottoterra? Sì, no, in realtà tutti e tre i corti sono nati subito dopo l'Accademia, anche se il primo c'è la produzione dell'Accademia perché ci hanno passato i mezzi, insomma l'attrezzatura. Quindi per il secondo e il terzo sono stati completamente prodotti da noi, autoprodotti, anzi con l'aiuto ovviamente dei comuni, insomma di Priverno, di Cisterna e di alcune aziende che magari... E da questo punto di vista, ecco, il solito, Giuseppe lo sa benissimo, che i soldi non ci sono e quindi dobbiamo arrangiarci con quello che riusciamo a prendere. Quindi ecco, le difficoltà dipendono da quelle, noi facciamo delle cose molto difficili, La terra sopra di noi è stato veramente un progetto immenso, cioè ci è voluto quasi un anno per realizzarlo, per scriverlo, una settimana di riprese, la difficoltà è enorme perché noi stavamo lì sotto dalle 9 di mattina fino alle 11 di sera senza uscire quasi mai. Però ecco, noi ci mettiamo innanzitutto la passione, senza passione non riusciremo a farlo.
E vabbè, di organizzazione ovviamente la terra sopra di noi è stato, per me è stato un inferno, perché è partito tutto da me, non avevo molte persone che potevano darmi una mano, stando io sul posto, perché sono di Cisterna, però ovviamente io ringrazio tutti quelli che sono venuti poi in seguito, tra cui appunto Giuseppe, lui, che noi abbiamo la storia particolare, che mi ha aspettato 2 ore alla stazione perché non prendevano i cellulari sotto le grotte. E no, poi c'è stato lì sul set, c'è stato un lavoro enorme da parte di tutti, anche perché insomma, le persone sono state tantissime, i soldi erano pochissimi, dovevamo darci tutti una mano per portarlo a termine. Ecco. La mia curiosità è dove hai girato le grotte, dove si trovano? A Cisterna di Latina. C'è Palazzo Chedani, che è l'unico palazzo antico della città, e le grotte sono proprio sotto il palazzo. Servivano, se non ricordo male, insomma, servivano alla famiglia Chedani per spostarsi. Dicono che le grotte si espandono fino a Roma, mi sembra un po' esagerato. Per il momento sono agibili, cioè agibile solo una piccola parte, 100-200 metri quadri più o meno, che è la zona dove abbiamo girato appunto noi, e niente, effettivamente durante la guerra quel luogo era proprio il luogo in cui si sono rifugiati migliaia di cisternesi, ecco, era l'unico luogo sicuro a quanto pare di Cisterna. Notato una sorta di analogia nella musica, soprattutto nei primi 2 corti, non so, qualcosa ci ha richiamati l'attenzione, e quindi volevamo sapere un po' come era, diciamo, strutturato il processo di collaborazione tra te, il musicista, o comunque gli altri collaboratori. Sì, no, i primi 2 sono stati tutti e due, le musiche sono state composte da Vincenzo Ramaglia, che era il direttore della mia accademia, che insomma si è prestato gentilmente e gratuitamente per la realizzazione delle musiche. Ed effettivamente sì, sono molto simili, però sono simili anche perché sono simili in realtà entrambi i corti, perché entrambi si svolgono in una sorta di zona onirica. Nel secondo è ancora più chiara, perché è proprio una sorta di sogno che fa la ragazza, che immagina quest'uomo, che in realtà non sappiamo nemmeno se è quello l'uomo effettivamente che ha abusato di lei, così come nel primo corto non si sa se quello che vediamo è tutta una storia vera o se è soltanto l'immaginazione della ragazza che vediamo alla fine. Quindi diciamo, da questa cosa onirica sono nate le due colonne sonore. E per quanto riguarda, insomma, andando proprio sul particolare, sulla tecnica, in realtà io non ho lavorato insieme al musicista, semplicemente al lavoro finito gli ho fatto vedere il corto e lui ha semplicemente fatto le musiche su quella cosa lì, e poi entrambi sono andate benissimo, a me andano benissimo così. Tra l'altro Pernella Osamente ha vinto anche un premio, le musiche hanno vinto un premio a un festival a Roma. E niente, insomma, cioè, questa cosa qui, ecco, l'elemento che le accomuna forse sono appunto ricreare questa cosa onirica. Inchiudiamo, ad esempio, insomma, c'è questa c'è questo ricorrere di questo suono che sta un po' a rappresentare il terzo personaggio, che è quello lì che non, di cui non vediamo il volto, o comunque che metaforicamente potremmo essere noi spettatori che giudichiamo le due ragazze. E così. No. E, a proposito di premi, proprio nella sua mente, a Liverpool hai vinto un premio come miglior regista, e anche Io ti amo ha vinto nel 2008 il Festival Internazionale del Corto di Roma. E quello che volevo chiederti è proprio questa, una mia curiosità: il Festival di Priverno, come mai a Priverno, un festival di corto? Ce ne parli un po', magari ti sponsorizzi un po'. Sì, no, in realtà Priverno, ecco, ho un amico di Priverno che è David Cappadocio, che tra l'altro è il produttore di Nella sua mente, del secondo corto. E, quindi a me piace la città di Priverno, dal punto di vista artistico aiuta, insomma, è molto bella, tant'è vero che l'abbiamo utilizzata per un cortometraggio. E niente, il mio sogno era quello di organizzare un festival, e c'era stata questa possibilità di organizzarlo a Priverno, e niente, ovviamente per i cortometraggi, perché in Italia ci sono molti festival di cortometraggi e i festival di corti aiutano insomma, i giovani autori, i giovani registi per mostrare le loro opere, visto che nei cinema purtroppo i cortometraggi non vengono proiettati.
Niente, è un'ottima possibilità per me, per altri organizzatori, per le persone che sono presenti, di conoscerci. Altrimenti, se non ci conosciamo nei festival, è praticamente impossibile, al di là di internet ovviamente, però almeno lì possiamo vederci di persona e poter parlare di questo mondo, visto che noi siamo ancora al di sotto, non abbiamo grandi possibilità di incontrarci. Ecco, il festival è prima di tutto un punto di incontro. E poi niente, insomma, al di là che è bello stare lì e stare per 2 o 3 giorni a vedere cortometraggi, a vedere come vanno anche nel resto del mondo, perché ci sono corti a Priverno. Quest'anno abbiamo avuto circa 200-300 corti che ci sono arrivati da tutto il mondo. Quindi è un modo anche per vedere come lavorano effettivamente gli altri, ecco, confrontarci. Quindi è una grande risonanza. Sì, sono abbastanza. Vedremo. E stai lavorando a qualcosa? Progetti futuri? In realtà il mio desiderio è quello di passare al più presto al lungometraggio, che sia a costo zero o a un cortometraggio o finanziato, insomma, mi piacerebbe passare a quello. Ho finito di scrivere adesso una sceneggiatura tratta da un libro, spero che venga finanziata un giorno, non so quando. E poi forse c'è un nuovo cortometraggio il prossimo anno, però anche lì aspettiamo i responsi per quanto riguarda i finanziamenti. Ecco. Però quest'altro non l'ho scritto io, mi limiterò semplicemente a girarlo. Ecco. Ci sono ragazzi della scuola che hai frequentato tu, che adesso lavorano, c'è qualcuno che lavora in Spagna, se non sbaglio, giusto? Cioè, in Francia. Che ti dicono? Che situazione c'è all'estero rispetto, sì. Cioè, un Christian Scardigno in Francia che farebbe? Nulla, perché non so il francese, quindi non saprei dove mettere le mani. E no, la situazione in Italia è molto grave adesso per noi. All'estero dipende. Ho questo mio amico che è il direttore della fotografia di tutti e tre i corti, che è in Francia, ma anche lì, nonostante lui sappia benissimo, conosca benissimo la lingua, trova molte difficoltà e comunque deve ripartire da zero, mentre se in Italia già un minimo di contatti poteva avere, anche se è dura lo stesso, però almeno puoi andare avanti. Quindi quando vai all'estero innanzitutto ti si azzera tutto, cioè dalle conoscenze e quant'altro. E poi, poi dipende singolarmente, ci sono persone, ragazzi che sono andati in Inghilterra, maggiormente a livello tecnico ovviamente parlo, quindi non sono registi o sceneggiatori o che altro, sono tecnici, direttori della fotografia, operatori. E c'è chi è riuscito a inserirsi magari a Londra, conosco una ragazza della mia accademia che comunque si è inserita, ha lavorato in un service, adesso lentamente sta cominciando a lavorare. Un altro ragazzo invece che è andato a Londra ha avuto difficoltà ad entrare anche nei service. Quindi ecco, poi dipende da persona a persona. È ovvio che le possibilità sono superiori una volta che sei entrato, perché la mole di film che si produce in Francia o in Inghilterra è molto, molto, molto superiore rispetto all'Italia. Se qui facciamo, non so, 20-30 film, in Francia se ne fanno 200. Quindi è ovvio che una volta che sei dentro è più semplice, insomma, lavorare. Bene, se noi ti ringraziamo tantissimo, tienici presente per le tue iniziative, speriamo di creare un ponte, fondi cisterna a Priverno, quindi se ti viene in mente di girare qualcosa. Stasera che ho visto il paese, sono più ispirato, ecco. E ho visto poco, sono fatto una passeggiata intorno. Qui ci sono tante storie, quindi ma in ogni paese ci sono tante storie. Poi bisogna anche saperle fare, però ovviamente, certo. Quindi lì non lo so. Va bene. Grazie di nuovo. E grazie all'associazione Time Out che ci ospita sempre, a Franco che è estremamente disponibile. Grazie a tutti.